Allora. Costruire community globali grazie alla localizzazione del costo degli abbonamenti. È giunto il momento di adeguare il costo degli abbonamenti ai diversi luoghi di residenza degli spettatori. È necessario far sì che sempre più persone possano manifestare il loro supporto e godere dei benefici di un abbonamento. Ok. La cosa più importante è considerare che la maggior parte dei paesi fuori dagli USA i costi di abbonamento verranno abbassati. Per una lista completa di paesi interessati vai qui. La riduzione permetterà a più spettatori di sostenere gli autori con abbonamenti a pagamento. I ricavi degli autori degli abbonamenti. I ricavi degli autori degli. Eh? Ha detto! I ricavi degli autori dagli abbonamenti sono strettamente legati al prezzo pagato dagli spettatori e cambieranno in proporzione. Contando che dalle pubblicità non si piena lira, e gli unici soldi che si pianano sono dai sub, quindi vediamo un po' che dicono. La compensazione sui ricavi si applica sia agli abbonamenti a pagamento che a quelli Prime. La quota di ricavi degli autori non subirà alcuna. E questo è greve. Questo è grevissimo. Perché la maggior parte dei sub in Italia e in Europa sono i Prime, nessuno fa il sub a pagamento. Quindi se abbassano i soldi che si pia dal Prime, si abbassano di un sacco i guadagni. Dipende, io perché da contratto non posso dire quanto pio a sub. Però se si abbassa questo, che ne so, su 2000 sub che c'ho io saranno almeno 1000, 1004 saranno Prime. Ma questo ovunque, cioè nessuno c'ha. Cioè, tipo la maggior parte, più il 70% sarà Prime di tutti. No, se magari diamo 5 dollari a Prime. Non c'è più il 100%. Però così, in teoria, aumentano. Poi loro ti dicono, fai il conto, ti aumentano più sub che pago, perché invece di pagare 5 euro, magari se va pagherà 3 euro a sub. Quindi dici, cazzo, 3 euro, uno fa il sub più volentieri. La quota di ricavi degli autori non sarà. Non subirà alcuna modifica in seguito alla riduzione del prezzo. La quota di ricavi degli autori non subirà alcuna modifica in seguito alla riduzione del prezzo degli abbonamenti nel mondo. Ah, la percentuale. Un costo inferiore per gli abbonamenti permetterebbe a più spettatori di ogni parte di supportare i propri autori preferiti, accedendo a vantaggi, vabbè. Twitch ha spinto infatti più economici guadagni dati scontando risultati positivi a lungo termine, poiché un numero maggiore di spettatori è in grado di abbonarsi. Nei primi mesi, tuttavia, la riduzione del costo di abbonamenti potrebbe provocare a alcuni autori una riduzione dei guadagni, nel caso non si assista a un conseguente aumento di abbonati. Esatto. Quindi la cosa, questa qui, è se tu c'hai 2000 sub adesso, ma cambiano i prezzi e resti a 2000 sub, per dire, te ovviamente cioè, perdi i soldi, devi averci più sub. Ecco un riepilogo del programma di compensazione dei ricavi. La base di tutto, gli standard di riferimento, terremo in conto. Cioè, ma io sto studiando economia. Cioè, io ho iniziato a fare il pagliaccio in stream, adesso sto studiando economia. Fin quando un autore segue almeno l'85% delle ore mensili di live streaming rispetto al suo standard di riferimento e soddisfa i requisiti mostrati nel grafico in basso, gli attribuiremo un incentivo compensazione dei ricavi al fine di bilanciare qualsiasi perdita sui ricavi d'abbonamento. Quindi praticamente te stanno a dire, se fanno sto cambio, però streammi de meno, da pinder culo, devi comunque stream un botto, zitto e picconi. Quando un autore supera i suoi ricavi medi, ad esempio ottiene maggiori ricavi dagli abbonamenti, non riceverà l'attribuzione dell'incentivo, ma potrà averne diritto nei mesi a seguire qualora ce ne fosse bisogno. Ah, quindi fanno, ah, che ne so, tu pigli 5.000 euro al mese, con sta cosa guadagni 5.100, fai pippa e te la pinder culo. Se invece tu pigli un po' di meno, allora ok, ti diamo i soldi. Mazza, è fina mignotta, oh. Per mantenere l'unità, gli autori devono trasmettere l'85% delle rispettive ore standard di riferimento. Gli autori devono trasmettere in diretta per almeno 5 ore. Agli autori verrà richiesto di non trasmettere per più di 200 ore mensili se quelli sono i loro ritmi normali. Le ore di trasmissione devono essere live, le repliche non contano.
Prof, ma che cazzo? Prof, puoi venire su TS se hai parlato di sta roba perché non ci ho capito un cazzo. Cioè, ci ho capito qualcosa, ma non mica tanto. User was Ma è moved to your matto. channel. Oh. Ma lei si sposta da solo. Cioè qua parlano fondamentalmente di una rimodulazione del costo dei sub. Ok. Cioè. Aspetta, è un'altra cosa, cioè avete pure le ferie e le malattie pagate, cazzi e mazzi. Io se l'altra volta mi è venuto il tumore all'ascesso e sono stato 2 settimane senza stream, ma chi mi ha pagato? Chi cazzo mi ha pagato? Nessuno. Brutti ladri. Chi è che ha detto, noi viviamo in Turchia, non abbiamo i soldi per il sub? Io adesso voglio dire ai signori turchi una cosa, forse ci sono problemi più impellenti nel vostro stato che pensate al costo dei sub su Twitch. Quindi praticamente sono noi in Italia, se adesso il sub costa, non so quanto costa, lo sai che non so quanto costa il sub, se 5 dollari o 5 euro. No, questa è un'altra cosa tutta strana di Twitch, perché costa 5 euro, però a te streamer diventano improvvisamente 5 dollari. Ah, Col cioè cambio la gente 1-1. paga 5 euro però a me entra 5 dollari. Sì, di cui poi una parte si tiene Twitch e poi tu quando te li ripigli Oh, ladri di diventi. merda! Ma io so 5 anni che streamo, ma quanti soldi mi avete ciucciato, li mortacci vostra? Questa è la cosa più strana di Twitch in Ma non ci ho Europa, mai cioè. pensato, perché io il sub lo lascio lì, c'ho il sub che so, al maestro, a Zano, bla bla bla, però lo lascio lì No, morente non ci ho perché mai non me fatto ne caso su accorgo. sta cosa No, qua. E no. certo. Infatti Twitch ci guadagna una scarica dall'Europa, Fazzo. Porco Dio, ladri schifosi, datemi i soldi. Brutti figli di puttana, Non so con che cazzo. tipo di procedura, magari in America costa di più, non lo so, però No, tipo costa qua. 5 dollari in America. In Europa costa 5 euro che però diventano 5 dollari quando te li danno a te. Col cambio 1-1, poi quando E te li loro si riprendi. succiano già in euro, perché 5 dollari sono tipo 4 euro, una roba simile. Eh sì, c'è già il cambio, cioè quella Quindi differenza sparisce. quell'euro su miliardi di sub fatti tutti i mesi, su miliardi di streamer europei, dove cazzo vanno? Nelle loro tasche, in più ci vanno pure a chiedere la percentuale. Brutti ladri! Ma che o Testa ce da n'è. parte, te che c'hai 3 sub sei finito, prima di andare a cogliere l'uva. Eh sì, io sto già a firmare la denuncia. Denuncia Mamma firmi. no, ma Sparapalle triplicherà il numero dei suoi sub, ad esempio. Con Porco Dio, questo. tutti quelli che stanno in chat che hanno il sub del fazione mo devono fare pure a me. Sì, allora io mi do via tutti quelli di Zan e di Gianmarco. Forza, zio, per forza. Magari, grande cassa Jujutsu Kaisen sarebbe. Quella Ma quali studi hanno gente fatto? Su De in chi? Brasile. In Brasile Dove? hanno in Brasile. Ma chi c'è l'RPC in Brasile? C'è scritto così sull'articolo che c'hai davanti agli occhi. E infatti da dopodomani in Messico e in Turchia il sub costerà tipo in Turchia 99 Vabbè, sto già coi tacos in centesimi. mano io. I sub vengono a costare 1,50 euro, quindi tipo 3,50 euro di meno che non si sa dove vanno, spariscono. Cioè, significa che io devo fare almeno 3 volte e mezzo tanto i sub che c'avevo prima. Da 1.000 sub devo andare a 3.500. Per pareggiare, sì. Sì, ma il problema è che c'ha 1.000 spettatori e c'ha 1.000 sub, per dire, perché la media è più o meno quella. Ma 3.500 poi abbonati, ma do cazzo li ciccia fuori? Vabbè, Prof, ci sarà. niente, Mo io tocca fai sub. vado a spolverare il mio piccone, signori. No, no, perché qua fa zone. Succede che nei 3 mesi precedenti calcoleranno la tua media. Per Quindi se cui. stiamo un'ora per questi 3 mesi, poi sto tipo tutto zoom. Sto Qua sempre sopra la tocca media. fa una scarica di sub nei 3 mesi precedenti, così poi la differenza te la mette Twitch. Dici Mamma mia. invece Eh quindi adesso è il momento di spigne? sì, in teoria sì. No, Cioè, devo streamare tipo 10 ore al giorno e devo fare record dei sub? no, No, devi streamare 2 ore al giorno e fare record dei sub, quello c'è devi scritto. stare sotto le 200 ore, No, dico Cristo. che cambia, non è che cambia, cioè cambia un sacco di soldi in realtà. Cioè, Cioè, di se io sicuro più non da 5 aumenta il euro, da sub. 5 euro passo a 4 euro, cioè perdo un sacco di soldi se ho gli stessi sub. Il problema, dico, a livello proprio della singola persona, se uno non faceva il sub a 5 euro, non te lo fa manco a 4. Secondo me Chiaro, sì. da noi E no, da noi chiaro questa è la cosa che dico. Cioè, se io non te lo faccio prima a 5 euro, a 4 euro non te lo faccio comunque.
A 3 euro forse già ci potrei pensare, ma a 4 euro io non te lo farei comunque. Boh. E dal momento in cui incomincerai a vedere quella, tocca fare arti di giocoleria, circense, spingere un sacco di gente a fare il sub, così almeno per 3 mesi. Appena vedi quello vuol dire che il sub è diminuito, il costo del No, sub. che stanno incominciando a valutare la media Ah, che ok. ti servirà poi per prendere i soldi nel Quindi caso io ci quel sia un mese devo spingere come una dannata. Oh, sto appena vedi che ho fatto. Io fatto un. Metterò nel titolo tipo sganciate. Faccio proprio tra parentesi quadre sganciate perché vuol dire che poi lì me ne danno i soldi tipo per 3 mesi. Quindi quel mese devo fare tipo 100.000 euro. Almeno gli rubo pure i soldi in poi. Nei 3 mesi prima, nei 3 mesi prima devi fare un sacco di sub. Metto così, né? Mamma Ogni mia. stream sganciate, grosso come una casa. No, mi serve pure io, prendo due o tre belle guaglione, le ficco dietro mentre ranco, gli faccio la cam loro a parte in basso a sinistra sul LOL che stanno lì Strip gio FIFA e giocano e un po' con l'acqua, io intanto ranco sul LOL e via. Vabbè, dai, raga, ho capito. Sfodero lei, la mia carta trappola. La metto in posizione coperta e la scopro subito. Boom. GTA roleplay. Un GTA roleplay vabbè, estivo. fatto. Tocca fare i soldi. Sì. GTA roleplay into donne nude in piscina. Questo è il mio contenuto estivo. Ci sentiamo Bella, dopo. Ciao, bella. boys. Ciao, 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 Belli, ciao, ciao. belli, belli. Microphone mute. Sound muted. Ah sì, tocca andare a rubare.